Un anno di Covid, il mondo delle palestre lo ha vissuto con il cuore in gola. Il gel igienizzante, i suoi tavoli pronto per l'uso, i muri sono tappezzati di indicazioni come tenere la mascherina e quale macchine usare, le indicazioni per igienizzare, ma ad usare tutto ciò e le varie macchine della palestra non c'è nessuno. A Silvia Cunico, che gestisce la palestra Vicenza a Caldogno, le abbiamo chiesto cosa prova entrare all'interno e vederla così vuota. È molto avvilente, dopo tanti anni di lavoro e di sacrifici per creare un team e anche un'utenza fedele, e vedersi di colpo l'impianto completamente vuoto. Una fidelizzazione di clienti ma anche di personale altamente tecnico che oggi è a casa e che è a caccia di un lavoro. Le palestre, chiuse praticamente da subito nonostante tutte le misure previste, hanno riaperto brevemente durante l'estate per poi essere richiuse con l'autunno. Il Covid le ha messe in ginocchio, lei sopravvive a fatica mantenendo aperte le attività agonistiche, nuoto, nuoto pinnato, sincronizzato e pallanuoto, richiamando anche atleti da fuori provincia, ma i costi sono altissimi. E i ristori? O non arrivano o arrivano in modo a contagocce, in modo insufficiente da sostenere i costi fissi di gestione. Moltissime palestre hanno già chiuso, noi stiamo sopravvivendo, stiamo tenendo duro anche per i nostri ragazzi agonisti e siamo veramente in una condizione disperata e bisogna che il governo adotti diverse misure di sicurezza e non certo che utilizzi la chiusura forzata dei locali, questo è da totalmente escludere, a meno che non ci siano dei ristori seri e immediati.